Buongiorno guys e ben ritrovati. Se ti è piaciuto l'ultimo video, ti chiedo di andare a mettere un like o un commento sotto l'ultimo video. Oggi parliamo della musica. Nell'ultimo video con Enrico abbiamo parlato della coreografia e della sua importanza. Abbiamo visto quanto è importante cercare di costruire una routine più simile a se stessi possibile, senza cercare di andare a copiare magari altre persone, per cui snaturare voi stessi, e cercare anche di andare a esprimere tutto quello che avete da raccontare, partendo dall'inizio, ovvero dal setup, fino ad arrivare alla fine della routine. Oggi però andiamo a vedere come montare la musica, cercando di andare a tempo sia con l'intro, per cui costruire una routine coreografica sin da subito, per poi arrivare fino al finale. Esistono svarianti programmi per l'editing, c'è chi usa Virtual DJ, oppure chi usa, ad esempio come me, che a Apple usa GarageBand. Qui vi andrò a spiegare l'utilizzo di GarageBand nel mondo del flare bartending e qualche trucco per poter montare la routine al meglio. Andiamo a vedere! Ok, andiamo a vedere. Allora, come si presenta GarageBand? Una volta aperto si presenta in questo modo. Andrò a fare progetto vuoto. Ok, mi si apre il progetto vuoto, faccio crea. Vedete, qua ho un'icona dove ci sono musica, macchina fotografica e rullino. Io andrò a schiacciare qua. E qua mi andrà su tutti gli importati. Chiudo la tastiera che non mi serve. E qua mi farà vedere tutte le canzoni che ho in basso a destra. Ok, allora io devo scegliere delle canzoni. Parto da dove? Ovviamente parto dall'intro. Io... ad esempio vi ho detto che all'inizio adoro Michael Jackson. Adoro Michael Jackson, cerco di metterlo magari all'inizio perché mi fa star bene. So che è una musica che non potrò utilizzare durante tutta la mia gara, per cui cercherò di utilizzarla dove? Dove all'inizio parte più l'ansia. Quando parti magari ti sudano le mani, ti vibrano. È come se io, almeno questo è quello che provavo agli inizi, ma che provo anche tuttora, è che è come se avessi qualcosa che mi buca la mano. Che non riesco a dar forza a essere concentrato, per cui devo cercare qualcosa che mi faccia star bene, che mi faccia sentire a mio agio con me stesso subito all'inizio, però che mi dia subito quella cosa che prende il pubblico. Tra le mie varie ricerche io trovai questa canzone, Remember the Time di Michael Jackson. La importo. Ok, ora vi faccio sentire più o meno come fa. Questo non è proprio un inizio spettacolare per una routine, per cui mi serve qualcosa di diverso. Ok, mi serve qualcosa di diverso. Tipo questo. Molto carina, molto ritmata, però non è quel... cazzo, sta partendo, è partita, inizio, una cosa tra virgolette epica, no? Allora mi serve qualcos'altro, almeno questa è la mia visione di flare, ragazzi, poi ognuno parte come meglio crede. Io ascoltandola mi sono reso conto che in fondo c'era questo pezzo. Cazzo, bellissimo. Ok, sentite, è molto pam, subito, contatto col cliente o comunque con il pubblico, contatto con il giudice, se lo guardi, so, ho un tovagliolino, mi faccio vedere dopo magari. Ok, avete visto? Cioè, molto power. Ok, mi serve questo pezzo. Allora, cosa devo fare? Io devo andarlo a tagliare. Schiacciando Command T vado a tagliare la regione. Taglio il pezzo che non mi interessa e la porto all'inizio. Ok, però non può partire così una canzone, no? Per cui devo andare ad accorciarla. Vedete qua? È come se partisse da zero. Cercate di partire sempre, se avete queste linee piatte che vedete qua, cercate di partire sempre da dove non c'è il suono, sentite? Così siete tranquilli che partite da zero, insomma, che non partite da questo. Partire subito on the phone! Su una gara magari
parto da un attimo tranquillo, passo a quel secondo dove cerco di capire la musica, perché ricordate che nel locale ci saranno tanti rumori, per cui voi dovete cercare di andare a costruire una routine che quando parte la musica voi avete il tempo di rendervene conto, perché se c'è il pubblico che applaude bravo e non senti la musica, magari è un pezzo sulla musica iniziale che ti vai a perdere perché non hai sentito la musica. Grazie per gli applausi, vi amo, però non ho sentito la partenza, vado a fare uno show di merda. Andiamo avanti. Ok, ad esempio, dopo lo andiamo a vedere bene, io qua tagliai questo pezzo di cos'è? Un secondo? Guardate. Io voglio qua. Perché ricordatevi ragazzi che la routine dovete farla più dinamica possibile. Se ci sono troppe pause, ok, il pubblico ha il tempo di, tra virgolette, annoiarsi, per cui voi dovete tenerli sempre attivi. Per cui Do you remember, girl? On the phone. Subito. You and me. Qua è troppo tempo. Troppo tempo. Ovviamente questo riguarda la mia routine, perché io so com'è la mia routine, però dopo andiamo a vedere nel dettaglio. Ok, allora io taglio l'ultimo pezzo. Vediamo. Sentite. Avete sentito che non c'è più lo stacco? Sembra che la canzone sia così già dall'inizio, fatta così, senza varie taglie e cuci. Andiamo avanti. Qua andrò avanti a fare il mio setup verso i prodotti che mi servono. Tranquillo. Ok, questo è un beat perfetto e va utilizzato. Dovete ovviamente cercare di utilizzare ogni beat, ogni singolo beat. Questa canzone ne ha infiniti, sentite. Troppi, capito? Cioè, perdere un beat qua è veramente difficile. Andiamo avanti. Ok, sentite? Tutto bellissimo e poi dopo piatta. Cazzo, no, mi serve qualcosa che vada ad aumentare l'aspettativa di questa canzone. Andiamo a tagliare, quindi. Ok, avete sentito? Ho un cambio di batteria. Guardate, vi faccio vedere. Vedete, questo qua è il piatto che va. Top, top. Cambio. Ok, allora io cosa andrò a fare? Andrò a far finire il suono, qui. Taglio, Command T. Questa canzone, la parte restante, ciao. Ok. Allora, vi ho detto che a me piace Michael Jackson. Vado a sentire un'altra canzone di Michael, perché io lo adoro. Da qui la importo, come abbiamo visto. Ok. Ok, adesso vado a sentire la canzone come fa. Ovviamente da qui. Ovviamente da qui non potrò fare. Sentite? Sì, magari lo becco pure il piatto totalmente a caso, tra le altre cose, però non è l'effetto che ci piace, perché a noi la canzone deve sembrare che sia tutta lineare, ok? Per cui io devo andare a trovare l'effetto giusto. Vediamo. Ok, una volta che trovo il pezzo che mi interessa, taglio e porto la canzone qua. E la devo andare ovviamente a pareggiare. Allora, vedete, il piatto non mi serve più, io faccio partire direttamente qua. Sentite? Ho beccato quel caso
di Michael l'ho andato a mettere su il beat. Qua andrò avanti col fine della mia preparazione. Se va troppo lungo, perché qualsiasi cosa, noi abbiamo la routine che va, finiamo di fare il setup, adesso io vi ho fatto l'esempio su quella che ho fatto io, però se ad esempio io dovessi andare a fare una routine di setup molto più lunga, gli lascio tutto il pezzo, a me non serve così tanto lunga, per cui io da qua, becco il piatto che suona. Taglio, porto dietro. Sbagliato. Così. Ok, sentite quel titi? Non va bene. Allora io devo riportarlo qui. Vedete, questo suono è identico, non mi serve più. Fatto. E qua mi parte. Ok, avete capito? Questo è per farvi un esempio di come montare, diciamo, taglia e cuci la musica. Ovviamente magari, adesso vi faccio un altro, l'ultimo esempio molto veloce, poi dopo passo con il lato pratico per farvi vedere dove ho fatto taglia e cuci. Allora, guardate, io devo andarla a fare scemare la canzone ad esempio. Faccio mix, mostra automazione e mi escono queste barrettine, tra virgolette, vedete, qui gialle. Ok, questi qua sono i regolatori di volume. Da qua, se io ad esempio volessi andarla a far scemare, lui andrà a scemare per attaccarci ad esempio un'altra canzone sotto. Ok, ora che abbiamo visto più o meno come si taglia, si cuce, è una cosa molto intuitiva ragazzi, cioè una volta che avete capito quali sono i comandi, alla fine potete trovarlo tranquillamente su YouTube, i tutorial su come utilizzare GarageBand spiegati da ovviamente chi lo sa usare molto meglio di me, io so fare le funzioni base, però era quello che vi volevo dire per come andare a cercare di impostare la musica sin dall'inizio, per cui un inizio dove riesco a cogliere subito l'attenzione con il mio pubblico e con il giudice e poi dopo un working flare montato sopra. Ora, ovviamente se voi fate questo a memoria, in base ai vostri movimenti, voi andrete veloci, cioè la musica non sarà mai perfetta. O fate come faccio io, che magari mi alleno col computer di fianco alla station, però è molto rischioso per il computer, oppure vi fate un video e ve lo tenete sul cellulare e mentre voi guardate la routine cercate di tagliare la musica sopra come se fosse una sottospecie di editing di un video, quando cercate di mettere i video sulla musica, almeno voi costruite la musica sopra il video e non il video sopra la musica. Perché è molto importante ragazzi che nelle gare voi quando le fate stiate attenti a non costruire la routine sulla musica, ma la musica sulla routine. Mi spiego meglio. Ovvero, se voi cercate di costruire una routine che vada a tempo di musica, ad esempio su una musica così. Ok, se voi usate questa tipologia di musica, voi cercate di costruire la routine e i movimenti sopra questo e magari non siete ancora pronti, molto probabilmente andate a fare una brutta figura. Se invece voi vi costruite la vostra routine e poi la musica cercate di trovare quella più adatta al vostro stile, molto probabilmente sarà molto più facile costruire la vostra routine. Perché, ad esempio, io ho uno stile di flare che vado abbastanza veloce, però, ad esempio, con me questa musica sta bene, però se io andassi a usare un'altra tipologia di musica su dell'routine dove vado veloce, è una cosa che va a stonare, ok? Per cui cercate sempre di costruire la musica in base a come voi fate flare. Se voi fate un flare lento, cercate di trovare una musica che vada abbastanza ad accompagnare, ok? Se invece fate un flare molto veloce, cercate di trovare dei beat dove vi possono permettere di andare a esprimermi al meglio. Ok, ora andiamo a vedere come questo taglio della musica l'ho portato con la gara. Guardiamo. Andiamo a vedere. Avete visto? Ho cercato di andare a prendere il beat anche qua. Me,
Visto? Movimento sul beat. Sono andato a sfruttare questo beat. Andiamo a rivedere. Avete visto? Ora, quando parto, subito all'inizio devo cercare di, come vi ho detto, di cogliere subito l'attenzione. Per cui cercate di mettere i movimenti che avete sicuri sul beat. In senso, un movimento facile ce l'ho, ok, cercherò un beat all'inizio dove lo andrà subito a prendere per iniziare già a prendere punti sulla coreografia. Ok, avete visto, vi avevo detto prima, ho detto questo è un beat che lo devo andare a prendere. Cosa ho fatto? Ho fatto un movimento che faccio io, originale con il bar spoon, per poi dopo andare a prendere la bottiglia subito in stall. Ora, qual è il discorso? Guardate, fate attenzione, io il bar spoon, a parte aver fatto quel movimento con il liquido, non ho fatto granché e l'ho rimesso lì. Ok, se io in quel movimento lì non andassi più ad utilizzare il bar spoon, l'avrei usato per niente, quindi non è relevance, che era uno degli argomenti che avevamo toccato con Riccardo. Per cui, guardate, io faccio così, guardando i giudici faccio dopo, perché gli spiego che io ho utilizzato adesso il bar spoon, parte integrante di quel movimento, per prendere punti sia in originalità che in interaction, perché è un move che piace alla gente, e soprattutto per marcare già in coreografia. Per cui lascio lì il bar spoon perché oggettivamente non avevo il tempo di utilizzarlo per come avevo tagliato la musica. Lo lascio lì e dico guarda che lo riutilizzo dopo. Se non lo andassi più ad utilizzare sarebbe stato un move inutile perché ovviamente il bar spoon lì non serviva, per cui non andavo a marcare in relevance. Ma utilizzandolo più tardi, come andremo a vedere, questo movimento qua ha un senso. Andiamo avanti. Movimento di flare anche con uno sponsor, mi raccomando sempre, perché se non valorizzate i vostri sponsor la gara non ha senso di esserci, per cui mi raccomando ragazzi date sempre valore agli sponsor. Per cui se nel regolamento c'è scritto che voi dovete fare del flare con gli sponsor, almeno anche soltanto un movimento, cercate sempre di inserirlo. Ok, avete visto? La routine è praticamente tutta sul beat. Su ogni snatch c'è un movimento. Andiamo a vedere a caso. 1, 2, 3, 4, 5 la presa del pin, 6 lo stall, 7 e 8 con il primo cappello e il secondo. Avete visto? Questa è una routine costruita interamente sul beat. Ovviamente questo viene con il tempo ragazzi, per cui cercate, se non avete il livello per poter stare dietro al beat, come vi avevo spiegato prima, cercate di prendere musiche più tranquille senza così tanti beat da dovervi mandare in ansia nel cercare di prenderle tutte. Ragazzi, per cui ovviamente da qua dovrò andare a utilizzare l'automatizzazione vista prima del cambio dei volumi, in modo tale da poter legare sia la prima parte che la seconda, in questo modo. Quello sparo, quell'esplosione mi fa capire che il mio working flare è finito, sezione da archiviare, per cui se è andata tutta come avevo prestabilito nel mio cervello, sono partito sul beat e ho chiuso sul beat, cercando ovviamente di fare almeno il numero minore di errori possibile. La musica inizia a salire. Ok, quando la musica inizia a salire, ovviamente la gente inizia a capire che sta cambiando qualcosa della vostra routine, per cui avete fatto un beat tranquillo per poi dopo passare a uno più veloce, per cui sta cambiando qualcosa, per cui la loro attenzione ritorna, ok? Movimento con lo sponsor, non l'avevamo visto.
la mia routine come abbiamo visto prima nel video. Abbiamo un quadro completo, abbiamo visto il craft, ovvero che è la parte iniziale, il working flare, la parte centrale dell'exhibition, ci manca la fine. La cosa importante del finale è che deve essere un finale con il botto, ovvero sarebbe la ciliegina sulla torta. Per cui per essere una vera ciliegina sulla torta cosa bisogna? C'è bisogno di chiuderla. Ok, per cui cercate di tenere un move sicuro e impressive che avete per la fine. Ovviamente deve essere accompagnato anche da un beat. Andiamo a vedere. Ok, abbiamo visto che va chiuso sul beat, avete visto una sequenza sulla musica, non tutti i beat erano presi perché una canzone molto veloce, io cercavo di andare abbastanza veloce per starle dietro, però non è che riuscì proprio a prendere tutti i beat, per cui l'importante è avere l'ultimo move, ok, sul beat deciso. Infatti avete visto la chiusura è stata impressive, boom, sicura, ho chiuso e ho subito guardato il pubblico come senso di, cioè di acconsenso, ok? Cioè tipo wow, l'ho chiuso. Per cui importante anche la comunicazione visiva, perché se voi mi fate flare così, mi chiudete anche una mina, lo prendete, l'espressività è quella di uno che no, cercare di dare espressività anche al movimento, anche da un semplice stall deve essere una cosa di impressive, dovete riuscire a venderlo nella migliore maniera possibile. Ok ragazzi, questa è stata una panoramica generale sull'analisi di quello che abbiamo visto in questi giorni più la musica. Spero vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.